Ho detto di chiamare le sue amiche e di venire a casa a fare un mega party! E ragazzi, si fa festa finché non arrivano mia mamma! Aspetta un attimo. Oh merda. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è Megozzo che vi parla, ben ritornati a Bomba sul mio canale. Basta, adesso andavo a farlo così. Oppure così. Insomma, benvenuti sul canale, ragazzi. Scusate l'assenza di qualche giorno, ormai si sa, perché sapete già, ve l'ho già detto, ci sono lavori, problemi su problemi, vabbè. Che sto cercando di tenere fuori da YouTube e non farvi trasferire, perché sennò, ragazzi, non avrebbe tanto senso. Bene, in questo nuovo video è tornato Ronaldo Junior più carico che mai su GTA. Allora, lo vogliamo vedere subito? Che oggi, porca miseria, sta gasatissimo, sto gasato anch'io perché mi ha detto che vuole fare una cosa pazza. Andiamo a vedere che vuole fare, perché oggi scappano le mazzate Ronaldo Junior, lo so. Quindi mi raccomando ragazzi, un bellissimo mi piace, un commentone e iscrivetevi al canale. Ovviamente fatelo perché sennò Ronaldo Junior si incazza, eh. Ci siamo ragazzi, attenzione perché qui oggi c'è il nostro Ronaldo Junior. Eccolo qua ragazzi, a bomba, escare. Allora, oggi Ronaldo Junior, visto che è da solo in casa, ragazzi, abbiamo organizzato una cosetta molto figa. Prima di sapere che cos'è, Ronaldo Junior, ragazzi, vi invito a seguirmi su Instagram, come fa lui, che mi viene a seguire dal suo telefono. Quindi mi raccomando, il mio Instagram lo trovate qui in descrizione. Per essere salutati nei prossimi video, per rimanere sempre aggiornati sulle mie foto, tutto quanto. Quindi mi raccomando, venite a mettere anche in viaggio, ragazzi, così vi posso salutare nei prossimi video. Ecco, a proposito, mi sta vibrando il telefono. Questo significa una sola cosa. Avevo detto alle guardie di avvisarmi quando sarebbero arrivati i nostri ospiti. E sghere! Perché? Papà e la mamma sono andati fuori. Precisamente, ragazzi, la Juventus ha organizzato una cena di gala tra i giocatori. Sono andati anche i figli, però ragazzi, Ronaldo Junior è troppo comodo, non c'ha voglia di fare queste cose. Quindi, che ho fatto? Sono rimasto a casa. E che ho fatto? Vi ricordate quella ragazza in qualche episodio fa che avevamo rimorchiato al mare, ragazzi, che avevano fatto i fighi con due palestrate e li avevamo battuti? Bene, ho detto di chiamare le sue amiche e di venire a casa a fare un mega party. Bello, mi piace. Oddio, ma quante sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette! Cosa hai fatto con quella ragazza, Ronaldo Junior? Non prendete mai esempio voi. Ok, considerando che sono le 8 e bagno non se ne può fare perché fa un freddo cane. Infatti non so perché questo è venuto così, però sì, la piscina è riscaldata e si può fare il bagno lo stesso. Comunque, ragazzi, avvisatemi se dovesse arrivare mio padre, perché se arriva mio padre e mi trova con tutte queste, Ronaldo Junior fa una brutta fine. Hai capito, signora guardia? Ok, penso che abbia capito. Bene, ragazze, allora, come state? Stai bene? Tu come ti chiami? Questa qua, ragazzi, dice che si chiama Alessia. C'ha due meloni più grossi dei meloni che crescono sugli alberi. E dice che è contenta di venire in questo party. Bene, allora ragazzi, entrate tutte. Scusate per l'attesa. Sghere Ronaldo Junior, ragazzi, sta per fare quello che non doveva fare. Un mega party con sette ragazze. Forse avrei dovuto chiamare qualche amico, ma no, meglio così. Bene, ragazzi, entrate. Allora, intanto che quelle entrano, io mi vado a spogliare. No, non è vero, ragazzi, fa un freddo cane. Bene, ragazzi, il party hard a quanto pare è iniziato. Cioè, oddio, hard, no. Allora, vi faccio vedere. Ho messo una cassa qui per la musica, ne ho messa un'altra lì all'angolo, ne ho messe altre due vicino alla piscina, in modo tale che il suono si concentri in una piccola area. Dato che comunque stanno all'aperto, ragazzi, le vibrazioni della musica si spargono per l'aria e se vanno, tipo, magari adesso ci sentono fino a Los Santos, perché ragazzi, giù c'è un bordello assurdo. Cioè, Ronaldo Junior ha piazzato 4 megacassoni che, tipo, ragazzi, sente il casino più totale. Tipo, si sente da dove sta facendo festa papà, lo immaginate? Va bene, comunque, una di loro, ragazzi, mi ha chiesto se possono venire altre persone. Io ho detto sì, purché ci sono solo donne, perché, ragazzi, e sghere, Ronaldo Junior ha deciso di farsi il bagno. Ronaldo Junior, perché? Ora ti raffreddo, vedi, hai buttato la cazzo a terra. Attento.
Scusami tesoro, oddio, questa sta col culo all'arrivato giugno, non guardare, non guardare ste cose. Ok, sono tutto bagnato fradicio, ho freddissimo adesso. Dicevo, mi hanno chiesto di portare altre ragazze, ho risposto di sì, purché siano solo ragazze, e sghere. Si fuma una sigaretta e la situazione piace, perché ragazze, queste sono tutti, queste ragazze sono tutte amiche ora di Ronaldo Junior. Questa cosa dove è arrivata? Ecco, una già arrivata in più, perché questa non c'era prima, c'era questa qui, ok. C'era questa qui, oddio, questa è uguale a quella praticamente. Cioè sono, no, sono molto simili, insomma, che hanno lo stesso costume. Oddio, Ronaldo Junior secondo me impazzisce ragazzi stasera. Ragazzi, che devo dire, si fa siesta anche stasera con Ronaldo Junior e tutte queste pollastre. Dovrei andare a prendere qualcosa da bere, non lo so. Cosa devo prendere? Aspetta, mi sono scordato cosa devo prendere. Ah sì, giusto, aspetta, devo andare a chiedere a lui. Ehi fratello, senti, ci puoi preparare qualcosa? Oh, è finito tutto nella dispensa. Ragazzi, aspettate. Il governante sta dicendo che volendo potrebbe andare a fare la spesa, ma è troppo tardi e non troveremo niente. In effetti, che ore sono? Perché potrebbe avere ragione. Ecco, sono le 9. No ragazzi, ha ragione. Le 9 mi sembra un po' eccessivo come orario per trovare supermercati aperti. Va bene, grazie, prenderemo quello che c'è in dispensa o quello che abbiamo, grazie. Ronaldo Junior, sembra che si stia scatenando in un mega festone. Oh mio Dio, Ronaldo Junior, forse si accende anche le luci di sopra perché è un po' buio. Molto meglio adesso ragazzi, grazie governante per aver acceso le luci. Ragazzi, sono idratato, c'è una mega festa, non so dove sono uscite tutte queste donne. Tra l'altro una è anche senza reggiseno, oh mio Dio, senza il costume. E qui si sta ballando, abbiamo bevuto un po'. Ma vi immaginate, Ronaldo Junior, oh, cosa succede? Oh, abbassate la musica, non si sente più niente. Non si sente più niente, non so se riuscite a sentirmi, ma hanno alzato la musica ragazzi. Non si sente più niente, ora cominciate il casino. Junior è mezzo sballato e ho l'impressione che questa festa, oddio, finirà nel peggiore dei modi. Una è svenuta sballata anche là dietro, penso. Sì, una è sballata anche là dietro. E ragazzi, si fa festa finché non arrivano mia mamma. Aspetta un attimo. Oh merda. Dicevo, si fa festa finché non arriva la bambina, mia madre e mio padre, ma sono arrivati. Oddio, adesso che mi... Oddio, non c'è già fa camminare. Scusa sorella, mi fa grappa la tua tetta prima che cado. Oh, no, scusa, ho fatto cadere. Ok, Ronaldo Junior, secondo me sono incazzati neri. Ciao bella, ma bella, pa. Sono tutto fatto io. Ronaldo Junior, che ti sei fumato? Ok, ragazzi, cerchiamo di avere un colloquio normale con nostro padre. Dato che quello con cui dobbiamo parlare è papà. Papà, sei incazzato? La mamma non vuole manco parlarci, dice che non si fanno queste cose. Papà? Papà, che mi dici? Papà, sei contento che mi sono ubriacato con 20 ragazze? Ok, ragazze, di solito Ronaldo Junior sta letteralmente andando a quel paese. Non riesco comunque più a controllarla perché è impazzito. Ma è schere, ma è una festa! Oh, oddio, la mamma, pensa a mamma con qualcosa segreto! Povera Giorgina, adesso scatta. Oh, oddio, ragazzi, qui sono svenute due tipe, dovrei chiamare un'ambulanza. Ragazzi, Cristiano Ronaldo sta dicendo di smetterla perché Giorgina è incazzata. Che non si fanno queste cose? Papà, c'è una pianta in faccia. Oddio, io mi butto a schere. Non si sa manco buttare Ronaldo Junior. Ok ragazzi, questa festa finirà male. Ragazze, dovete andarvene tutte prima che mio padre mi fa causa. Andate tutte a casa. Tu pure tutte. No, Ronaldo Junior sta spingendo tutte. Mio Dio, ma... Che cazzo sta succedendo? Mio Dio. Quelle più coscienti se ne sono andate. Una è svenuta, l'altra continua a ballare imperterriti, anche una mezza nuda. La mamma si sta incazzando che non vuole vedere queste cose. Scusa mamma, ti prego. Adesso ci sarà una bella ramanzina da parte di Ronaldo. Papà, sono ubriaco. Doppie schere. Ah, cacchio. Ah, mi sa che mi sono fatto male alla schiena. Una strage, tre ragazze svenute, una nuda che balla e una che balla ancora. Quindi se questa super festa di Ronaldo Junior sgamata da mamma e papà vi è piaciuta, un bel su mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, ditemi. Magari se hai fatto bene Ronaldo Junior a fare questa festa con tutte belle 20 ragazze oppure no. Ma e ditemi anche che video vorreste vedere prossimamente.
Quindi ragazzi, tutto gli ultimi video su Instagram, saluto Florindamian25, Lucia Pascale, Alex, Manusk17 e Nicola D'Andrea02. Questi sono i 5 di oggi ragazzi, che ha salutato. Se anche voi dovete essere salutati in tutti i prossimi video, mi raccomando, fate come Rod Tune, venitemi a seguire qui su Instagram, papà, vieni a seguire anche tu su Instagram. Ok, ragazzi, Rod Tune è proprio fulminato, partito, chissà che cacchio si è fumato, colpo segreto nell'acqua, sghere! Dice che per questo video è tutto di ora, mi annega Rod Tune, intanto fammi la schiena, mi alzo con un mal di schiena micidiale. Per questo video è tutto ragazzi, ehi, te ne devi andare sorella, mio padre sta incazzato nero, lo sai? Ah, finalmente l'ha capito, dice che non, che se ne va ma vuole fare siesta. E va bene, fai siesta, devo dirlo anche a quella qui, a questa qui. Direi che per questo video è tutto ragazzi, no, sono di nuovo nella piscina, grazie per essere stati anche con me quest'oggi, questo mega party di Ronaldo Junior, noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video, e sghere!